Sono quelle parole, tornando al discorso che ti facevo prima delle parole che stanno su una punta di lama, cioè è quello il discorso, sono parole che sono state usate malissimo, per cui oggi quando si parla di forza si pensa all'aggressività, mentre l'aggressività è debole, l'aggressività è l'incapacità di reagire, per cui alla fine vieni fuori con la rabbia perché non hai altre soluzioni, no? Invece la forza prevede esattamente il contrario, la dolcezza è fortissima, la capacità di essere dolce nelle situazioni aggressive è addirittura segno di una forza superiore. Quindi assolutamente sì, è Per me è stato così. un punto sempre fondamentale, e mi sono reso conto con raccapriccio che parlare di forza era diventato politicamente scorretto. E tu dici: no, guarda, la forza è l'espressione del nostro essere vivi. La forza non è il sobbruso, la sopraffazione, la pugnalata dietro le spalle, il mors tua vita mea, che viene frainteso come questa cosa qua. La forza è la manifestazione di un organismo sano, che riesce a costruire, che riesce a farsi strada, che riesce a considerare la vita come impresa. Allora l'educazione ai bambini della forza non è quella roba là, non è deve diventare un piccolo soldato, al contrario, è deve tirare fuori la tua forza vitale. Però in questo modo si sono cancellati gran parte dei valori, per cui quello che manca oggi è l'insegnamento ai valori. L'onore è un valore fondamentale, perché è legato al rispetto per te stesso. Per cui se tu oggi pensi che l'onore è una brutta parola, siamo messi veramente malissimo, capito? Quindi io credo, io avevo addirittura pensato di scrivere un libro che era L'educazione alla forza, perché mi sembra che oggi come oggi sarebbe un libro estremamente importante. Poi è venuto fuori questa urgenza di raccontare quello che ti dicevamo prima. Però io continuo a pensare che sia un punto fondamentale, un punto su cui dovremmo lavorare tutti tantissimo. Così non si va da nessuna parte, manca l'epica. E senza l'epica siamo, cioè tutto è molto basso e mancano i valori alti.